il Verona si presenta quest'anno con attaccanti molto importanti e anche giocatori in altri settori importanti. Avere Pazzini, avere Toni, per voi significa magari dover affrontare le cose con una responsabilità maggiore rispetto a, ad una squadra che invece doveva salvarsi e basta? Questa può ambire a qualcosa di più? Ma intanto buongiorno. Buongiorno. Ma insomma, noi siamo a disposizione, cerchiamo di dar comunque sempre il massimo, poi è naturale, avendo giocatori come Pazzini e Toni stimola meno, personalmente stimola molto di più e, appunto, entrare in campo, comunque allenarmi insieme a loro. Essere qui al Verona che significa per lei? Per me è una grande occasione, perché vengo in una società importante che negli ultimi anni ha fatto benissimo, in una tifoseria altrettanto incredibile, e poi penso di essere appunto arrivato in una squadra con un allenatore che appunto può, con il modulo che almeno finora ha sempre fatto, esaltare le mie caratteristiche, e comunque con dei compagni che hanno già tanta esperienza comunque in Serie A. Che cosa le ha detto Mandorlini quando è arrivato? No, niente, mi ha dato poi solo il benvenuto. Adesso pian piano sto imparando un po' tutti i movimenti, un po' le cose che chiede lui, quindi ci vorrà un po' di tempo per adattarmi un po' sia ai miei compagni di squadra che agli schemi. Che cosa si attende da questa stagione e dove vuole arrivare? Io intanto spero di arrivare più in alto possibile, naturalmente. Cerco di dar continuità magari a quello che mi è mancato negli ultimi anni, ovvero cercare di appunto giocare con un po' più di continuità, anche se so che comunque qua sarà impegnativo, appunto perché ho dei compagni forti, quindi insomma appunto dar continuità e cercare di far bene e dare il massimo. In queste prime sedute tattiche, Mandorlini che ruolo ti fa fare? Cioè, in che posizione giochi? Anche perché con l'arrivo di Pazzini qualcosa è cambiato. Ma io finora ho fatto l'esterno a destra, non ho neanche nessun problema a fare il tre quarti, quindi mi metto a completa disposizione per qualsiasi tipo di ruolo si possa fare. Ecco, se dovessi scegliere, un po' hai già risposto prima, il tuo modulo preferito e la tua posizione. Ma io sono nato esterno, un esterno comunque d'attacco, però anche negli ultimi anni ho fatto molto sia la seconda punta come il trequartista, quindi non è un problema, non è assolutamente un problema. Immagino tu abbia già capito che con Mandorlini gli esterni offensivi si trasformano anche in terzini, diciamo, bisogna faticare molto, è così? Sì, beh no, certo, beh, comunque nel calcio di oggi in generale secondo me c'è da comunque sacrificarsi molto, c'è da essere bravi a fare entrambe le fasi. Io quest'anno naturalmente, come ho provato a fare magari anche a Livorno, cercherò appunto di far bene entrambe. Poi volevo chiederti, ecco, le tue condizioni fisiche, ti ho visto insomma lavorare a pieno ritmo, quindi toccando ferro i problemi sono superati, toccando sì, qualsiasi no, cosa. Mi sto rimettendo pian piano, insomma i carichi di lavoro sono importanti, però finora sta andando bene, ecco, quindi sono contento che reagisca così insomma al ginocchio. Ecco, c'è naturalmente il primo test in un momento sempre un po' critico della preparazione, perché insomma i carichi di lavoro sono comunque pesanti. E c'è comunque tanto entusiasmo, i tifosi che sono arrivati fin qui, questo insomma lo respirate voi? Sì, sì, no, beh, io appunto essendo uno dei nuovi respiro un clima importante, nel senso appunto questo tanto entusiasmo. E sì, primo test, cerchiamo comunque di far bene, ma più che altro cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister, che secondo me sono le cose più importanti. Ecco, immagino tu abbia già capito che sono due piazze completamente diverse, e due piazze calorose, Verona e Livorno, però diametralmente opposte. Sì, no, io sono stato comunque bene a Livorno, ho fatto 4 anni importanti, dove comunque mi hanno fatto fare il salto in Serie B, però adesso appunto io cerco di fare il salto in Serie A col Verona, che è una cosa
che mi stimola tanto.